Sono contento di riprendere il cammino di conoscenza delle confessioni, questa grande epopea della misericordia di Dio in Agostino. Fa bene a me la lettura, l'ho letto tante volte, lo rileggo con voi con piacere e con fecondità interiore, me ne rendo sempre più conto. Nella prima puntata abbiamo cercato di presentare, dopo un'introduzione, la vicenda di Agostino seguito sempre da Dio in modo, in modo velato, silenzioso, fino al suo sedicesimo anno compiuto, anzi verso ormai, verso il diciottesimo anno, perché verso quindi 17 anni, ecco, eh, diciottesimo corrisponde a diciassette anni, quando Agostino lascia Tagaste per inoltrarsi nella grande città di Cartagine per imparare l'arte della retorica e quindi era una grande carriera che poteva prospettarsi davanti, ma è stato un periodo estremamente complesso, travagliato ancor più di quello precedente della sua adolescenza, qui siamo già nella prima giovinezza. Sentiamo. Venni a Cartagine. Intorno a me da ogni parte strepitavo un guazzabuglio di amori dissoluti, come le nostre città peggiori. Ancora non sapevo amare e amavo di amare. Cercavo che cosa amare amando di amare. Amare ed essere amato mi era più dolce se avessi fruito anche del corpo dell'amante. Pertanto inquinavo insieme la vena dell'amicizia con gli atti di sudiciume dell'infernale libidine, e tuttavia, turpe e disonesto, bramavo essere elegante e fine con abbondanza di vanità e apparenze. Ma dentro precipitai anche in un amore dal quale desideravo essere preso, e lieto me ne lasciavo legare insieme da vincoli pieni di travagli per essere battuto dalle roventi verghe di ferro della gelosia e dei sospetti e dei timori, delle ire e delle risse. Come capita a tutti, c'è di mezzo un'amicizia, ma poi sono le gelosie, le invidie. Mi rapivano gli spettacoli del teatro, pieni di rappresentazioni delle mie miserie e delle vampate del mio fuoco interiore. E tuttavia, con quegli spettacoli, lo spettatore vuole patire dolore. E il dolore stesso è il suo piacere. Negli spettacoli teatrali si amano pertanto le lacrime e i dolori. Ero il migliore a scuola di retorica. E ne godevo con superbia e mi gonfiavo di orgoglio. Agostino è sempre stato il migliore della classe. Apprendevo i libri di eloquenza. E nel percorso abituale ero arrivato ad un libro di un certo Cicerone, un libro che conosciamo soltanto attraverso Agostino. Se Agostino non l'avesse citato, noi avremmo mai conosciuto questo libro famoso e importante di Cicerone, di cui quasi tutti ammirano la lingua in Cicerone, ma non altrettanto i pensieri. Ma quel suo libro contiene una esortazione alla filosofia e si intitola Ortensio. Quel famoso libro svilì dentro di me ogni vana speranza e mi faceva bramare l'immortalità della sapienza, con un incredibile ardore del cuore e avevo già cominciato a risorgere per far ritorno a te e a questo punto Agostino rivedendo quel periodo si rivede come una fiamma interiore che da questo libro saliva fino a Dio lo portava a Dio sentite queste espressioni come ardevo dio mio come ardevo di rivolare a te dalle realtà terrene e non ero cosciente di ciò che tu operavi con me. In tanta fragranza, notiamo questo perché è interessantissimo, in tanta fragranza questo solo mi era di ostacolo, il fatto che lì non c'era il nome di Cristo, poiché questo nome, secondo la tua misericordia, o oh Signore, questo nome del mio Salvatore, il Figlio tuo, ancora nello stesso lato, materno il mio tenero cuore aveva succhiato piamente che bello agostino aveva succhiato la fede in cristo dal latte materno e lo conservava nelle sue profondità e ciò che fosse stato senza questo nome per quanto dotto e forbito e veritiero non mi rapiva nella mia totalità Purtroppo è caduto nella rete di manichei, ne parliamo tra poco. Caddi nella rete di uomini deliranti nella loro superbia, i manichei, che dicevano, verità, verità, o oh, verità, verità quanto già allora nel mio intimo le midolle del mio animo sospiravano a te. Agostino ha inseguito tutti i richiami della verità, anche quella sbagliata, che era una falsità radicale quella dei manichei, ma quando parlavo di verità sentivo nel midolla del mio essere l'amore per la verità. Dove eri tu allora per me e quanto lontano? E io andavo peregrinando lontano da te, tu eri più interiore di me stesso alla mia interiorità e al di sopra delle realtà in me più alte, al di sopra della mia stessa intelligenza, più in profondità di me, più sopra di me. In modo abbastanza acuto mi sentivo sospinto a suffragare quegli stolti ingannatori manichei quando mi chiedevano d'onde deriva il male e se Dio fosse definito di una forma corporea e se avesse capelli e unghie. Ignaro come ero, mi lasciavo turbare da queste questioni e recedendo dalla verità mi sembrava di andare verso di essa, poiché non avevo compreso che il male altro non è se non la privazione di un bene fino al punto della sua assoluta inesistenza. Questa è una definizione bellissima. Il male non è un ente, non è una cosa, è una privazione. Per esempio, le tenebre non sono qualche cosa, ma sono una privazione di luce. La malattia non è qualche cosa, è una privazione di salute. Questo è un concetto importante per Agostino e per tutti noi. A questo punto, Agostino si sofferma a presentare qualche cosa, almeno della dottrina dei Manichei, i quali affermavano, ad esempio, che il fico è la pianta madre piangono lacrime di latte e che se il fico fosse stato mangiato da un loro santone, si sarebbe mescolato nelle sue viscere e avrebbe sprigionato in lui particelle di Dio. Questa è la fantasia dei manichei. Agostino narra anche il pianto di sua madre per la sua conversione, il sogno di sua madre di trovarsi in compagnia di uno splendido giovane, un angelo su una imbarcazione, ma vicino a quell'angelo ha visto Agostino e quindi quel sogno fu premonitore. Agostino sarebbe entrato in quella imbarcazione, la chiesa, per salvarsi. Ma poi narra anche l'incontro con un vescovo di Cartagine, che Monica, Monica supplicò di incontrare Agostino per favorirne la conversione, ma poiché era fin troppo assillante Monica nei confronti e questo vescovo, perché tutti i giorni andava e continuava a insistere, incontri mio figlio, ha bisogno? Quel vescovo, seccato, le rispose, non può capitare che il figlio di codeste lacrime vada perduto. La frase è famosissima, no? Non potest fieri. Filius istarum lacrimarum periat. Racconta ancora Agostino, durante il medesimo tempo dei nove anni, dal diciannovesimo al ventottesimo, quindi dal diciotto al ventisette della mia età, ci lasciavamo sedurre e seducevamo, ingannati e con l'intento di ingannare nella varietà dei desideri, appunto della dottrina dei manichei. E seguivo queste pratiche superstiziose e le facevo con i miei amici, per quelli che si lasciavano ingannare con me e per mezzo mio. Che cosa sono io senza di te, o oh Signore, se non un comandante sconsiderato? In quegli anni insegnavo l'arte della retorica e, vinto dalla cupidigia, vendevo la mia loquacità vittoriosa a Cartagine. Quindi dopo, potremmo dire, laurea in giurisprudenza, ho cominciato l'insegnamento a Cartagine. In quegli anni avevo una sola donna conosciuta, con cui avevo rapporti, ma non secondo quanto legittimamente si chiama Connugio, che il mio ardore vagabondo, privo di prudenza, aveva scovata per le vie di Cartagine. Quindi si era unita una donna, Plebea, tuttavia, dice Agostino: una sola, e per di più, servandole la fedeltà del letto, e gli ha fatto onore ovviamente. Negli anni in cui avevo cominciato ad insegnare però nel municipio in cui sono nato, cioè dopo un breve tempo, eh, trascorso l'insegnamento della retorica a Cartagine, è ritornato nella sua patria, a Tagaste, e ha aperto una scuola. Mi ero procurato un amico assai caro per la comunanza di studi, mio coetaneo, e con me nel pieno del fiore dell'adolescenza. Questa amicizia straordinaria, sentiamo un po'. Era cresciuto con me da fanciullo ed eravamo andati nella stessa scuola e insieme avevamo giocato, colpito da febbri. Giacque a lungo, privo di sensi, in un sudore di morte e poiché si disperava della sua salute, fu battezzato a sua insaputa. Riprese la salute. Pochi giorni dopo, in mia assenza, viene assalito dalle febbri e muore. Per questo dolore il mio cuore fu ottenebrato e tutto ciò che guardavo era morte. E la mia patria mi era un supplizio, la casa paterna, una sorprendente infelicità, e tutto ciò che avevo sperimentato con lui senza di lui si era cambiato in un immane tormento. I miei occhi lo cercavano in ogni dove e non mi era dato, e avevo in odio ogni cosa poiché non lo teneva con sé. Mi ero fatto a me stesso una grande questione. La mia ferita è lenita solo con il passare del tempo. Per me era peggiore della morte il non vivere insieme all'amico morto. Era morto colui che io avevo amato come se non dovesse mai morire. E mi meravigliavo ancora di più del fatto che egli era il mio alter ego e io vivevo anche se lui era morto. Bene ha detto un tale il poeta, latino Orazio nei carmina del suo amico, la metà della mia anima, di midium anime me, dove potrei fuggire da me stesso, dove non seguirei me stesso e tuttavia fuggì dalla città di Tagaste e venne ancora a Cartagine. Alcune belle riflessioni Agostino riguardo pronto a questa amicizia. Troncato dalla morte, beato chi ama te, Signore, e l'amico in te e il nemico per te. Non perde infatti nessuna persona cara colui al quale tutti sono cari, in colui che non si perde. Il luogo della quiete imperturbabile si trova dove l'amore non viene disertato se da se stesso non si lascia abbandonare. Se piacciono i corpi, loda Dio da essi e rivolgi l'amore verso il loro artefice affinché tu non dispiaccia a Dio nelle cose che piacciono a te. Se piacciono le persone, siano amate in Dio. È Lui che ha fatto queste cose e non è lontano. In effetti non ha creato e poi se n'è andato, ma una volta create da lui le cose esistono in lui, bellissimo. Dio non perde mai di vista, siamo tutti nelle sue mani, nel suo cuore, sempre. Rimane con lui, rimanete con lui e siete al sicuro, riposate in lui e sarete tranquilli. Ecco dunque quanto Agostino è stato impressionato dalla morte di questo suo amico, però ha sempre detto no, gli amici vanno amati in Dio. Mi pare che sia una bella conclusione. Poi vedremo il seguito la prossima volta perché c'è ancora tutto un grande travaglio interiore in Agostino alla riscoperta del significato del suo vivere in questo travagliato periodo della sua esistenza.